grazie a tutti di essere venuti. Siamo qui per presentare Mauro Borghetti, che credo non abbia bisogno di presentazioni da un punto di vista di storia novara. Mauro Borghetti da lunedì è direttore sportivo Novara Calcio ed è direttore sportivo Novara Calcio per la seconda volta. Terza, scusa, mi sono perso un passaggio. Da quando sono io sarei nella seconda. Siamo andati per gradi da una settimana. Il play-out col Varese, giusto? Sì, il play-out. Sì, il play-out col Varese. È vero. Quindi Mauro Borghetti, anticipo magari una domanda che potrà essere fatta dopo. Entra all'interno di una società con la figura di direttore sportivo, in una società in cui è presente, oltre al presidente, al vicepresidente, un direttore generale, che sono io, un direttore tecnico, che è Beppe Menari, e un direttore sportivo, che è Mauro Borghetti. Quindi tra con l'attività di direzione sportiva in una struttura societaria che è così configurata. Ripeto, non ha bisogno di presentazioni, non è un compito semplice da dover portare avanti, perché ci sono delle valutazioni da fare sulla rosa e ci sarà un lavoro ancora più impegnativo da fare, che è quello di supporto alla prima squadra durante l'attività settimanale e domenicale, perché è innegabile che uno dei maggiori lavori che dobbiamo fare non tanto magari quello tecnico, ma di entrare magari un po' di più nella testa dei giocatori, perché un problema di testa probabilmente c'è, come si è evidenziato domenica. Quindi lascio la parola a Mauro, benvenuto, bentornato, benvenuto. Grazie. Siamo adesso tornati diciamo a 2 anni fa, mi sembra. Quando la carta anagrafica non conferma questa... Roberto Nespoli, nuovo direttore generale, e Mauro Borghetti, nuovo direttore sportivo, guarda caso prima di una partita contro il vecchio direttore sportivo, che era Diciamo che se vogliamo attaccarsi a corsi e ricorsi storici, esatto, vedere bravo. Un po' di scaramanzia, diciamo che almeno quella stagione si è conclusa come ci si aspettava, con la grinta e la voglia di giocare in campo nelle ultime 2 partite che ci aspettiamo di vedere sin dalla prossima. Ciao, buongiorno. Cos'è la prima cosa che hai detto, se hai già parlato alla squadra, cioè da cosa cominci in questa tua nuova esperienza? Parlato alla squadra, oggi come oggi è stato più che altro un discorso di presentazione, perché se gran parte di questi ragazzi li conosco perché erano qua anche negli anni passati, giovani e vecchi, qualche altro no, quindi di conseguenza prima cosa è presentarsi. Ora pensare di arrivare e avere tutte le soluzioni del caso e risolvere ogni genere di problema penso sia praticamente impossibile, anche perché non è possibile per nessuno. Detto questo, ho la fortuna di avere un ottimo rapporto e un'ottima conoscenza dello staff, dal mister al vice, al preparatore atletico, al mister dei portieri, perciò questo lo ritengo un punto di forza e su questo punto di forza il primo passaggio appunto è cercare di dare una mano a loro, una mano a fronte del fatto che più persone possono intervenire sulla situazione, soprattutto magari cogliere le sfumature che possono essere migliorate e avere buon feeling tra di loro, possono portare anche a buonissimi risultati. Questo è l'obiettivo, insomma. E a proposito di feeling, quello con il proprietario, se puoi raccontare magari cosa è stato. Allora, io parto da quest'estate, dove ho semplicemente fatto presente che una società nuova con una proprietà nuova è libera di fare tutte le scelte che ritiene valide, anche perché se c'è gente che mette dei soldi non credo li voglia buttare via, ma nella sua testa ragionerà per fare le cose nel miglior modo possibile. E quindi prendevo atto della cosa e accettavo la scelta, non è che ci sia molto da fare, ma sono una persona, o meglio, ero una persona sotto contratto e quindi rimanevo legato alla proprietà. A me in quel momento lì bastava solo avere chiarezza sulla situazione, siccome ero rimasto 3 settimane senza sapere se ero o non ero o meno, questo era stato. Una volta che sono stato sollevato dall'incarico, ognuno aveva fatto il passo che doveva essere fatto, punto.
sono rimasto a casa seguendo quello che poteva essere le vicende del Novara, dal settore giovanile alla prima squadra, ed essendo sotto contratto ed essendo richiamato sono presente a fare quello che è il mio lavoro e mi metto a disposizione per ottenere dei risultati, anche perché posso rimanere, spero di rimanere a Novara altri 20 anni, non ci rimarrò altri 20 anni, ho solo una soluzione che è un po' come per i giocatori, quella di lavorare bene per crearsi un buon nome, diciamo così. Quindi questo è il quadro, io non ho nessun genere di problema, ci sono allenatori esonerati, richiamati e tutto. Del resto il calcio sono numeri, sono risultati, quando li fai diventi bravo, diventi amico di tutti o meno, se non li fai è più complicato. Ecco però, scusi Borghetti, ma quando se n'è andato, se mi ricordo bene, lei ha lavorato molto bene, no? Nel settore giovanile, si aspettava di trovare un'altra occupazione, di essere chiamata da qualche altra parte, proprio perché il discorso che ha fatto adesso è andato bene. Io parto dal presupposto che quando sono stato sollevato dall'incarico, per me dal giorno dopo io speravo che qualcuno potesse chiamarmi nel momento, se questo fosse successo io valutavo ogni genere di cosa. È chiaro che essendo una persona sotto contratto bisognava partire da un certo tipo di base, no? Perché è un dato di fatto. Sinceramente a me non ha chiamato nessuno, nonostante le voci che tutti dovevano chiamare me, ma non c'erano i presupposti a fronte di altre situazioni dove non cercavano, e il discorso Covid poi ha un pochino peggiorato tutto, perché dall'anno prima non c'erano stati molti cambiamenti, si era smesso di giocare a marzo, quindi le cose sono andate così, ma io ero in attesa soltanto di chi avesse bisogno, poi a fronte di quello si prendevano le decisioni dallo staccarsi dal Novara. A oggi non era mai successo niente e sono ritornato ad essere di interesse del Novara Calcio, questo è il quadro della situazione. Ecco, a questo proposito, lei è direttore sportivo e c'è un direttore tecnico, sì, come Manari, che ha, secondo, l'ambizione di fare anche questo mestiere, ma è il rapporto qual è? Cioè lei risponde a chi? Ha libertà di manovra? No, io rispondo alla proprietà ragionando sul fatto che c'è un gruppo innegabile, ci sono più persone con ruoli, ma quello che è stato chiesto a me è quello di lavorare in gruppo, nel senso di non avere, come poter dire, la libertà in negativo, cioè quello di fare cose che nessuno sa, metterle lì e poi dopo non ne esci più, perché certo, qui stiamo parlando a livello professionistico, quando firmi i contratti poi li devi rispettare, no? Quindi la richiesta è stata questa, di mettere a disposizione le mie conoscenze per questo genere. Su questo discorso le conoscenze le mette a disposizione il direttore tecnico, Manari, e le mettono anche le altre figure, poi ognuno di noi ha una sfumatura che può essere superiore a quella dell'altro per farla tornare positiva per tutto il gruppo. Questo è, se mi chiedete decidi te, fai tutto te, ne sei, non è vero, non è così, ma non mi interessa nemmeno, adesso voglio portare la mia esperienza per quello che ho fatto, la mia utilità alla società, ma all'interno di un gruppo. Grazie. Mauro, bentornato. Grazie Daniele. Come prima cosa hai portato sicuramente un po' di felicità nei tifosi che forse stanno cercando un po' facce amiche, che non ne trovano molte in questo ultimo periodo nel Novara Calcio. E sei stato chiamato spesso nelle difficoltà, no? Ricordo la settimana prima del playout di Varese, mi ricordo la chiacchierata con te nelle difficoltà, però mi ricordo che tu ci credevi, io ti davo del pazzo, poi vabbè è andato, però a un certo punto l'avevamo anche quasi raddrizzata quella partita. Quello è stato un rimpianto, la rigiocherei volentieri. Nella chiacchierata che hai fatto con la squadra, sì, questi ragazzi, sì, hanno la consapevolezza che stiamo rischiando il professionismo, il futuro? Perché qui sembra che si parli sempre, la prossima sarà la partita alla svolta, siamo 12 partite senza vittorie, con un calendario che fa paura, ma c'è consapevolezza, perché non, io personalmente non la vedo molto in questi ragazzi. Ma sai Daniele, per forza c'è la consapevolezza di essere in una fase, diciamo così, un po' precaria, perché tanti di questi ragazzi hanno contratti pluriennali, se tu perdi quello che tu hai detto, lo status di professionismo, loro perdono il loro contratto, quindi tutti hanno qualcosa da perdere.
Di conseguenza è impensabile che uno non si preoccupi di questa cosa, è il loro e il nostro lavoro, perciò non penso si possa essere superficiali davanti a questa situazione qua. Quindi mi sembra la risposta alla tua domanda, capito? Chiaro che ogni giocatore, ogni persona ha un carattere, ha un modo di fare, qualcuno lo manifesta in una maniera, qualcuno in un'altra. Però è impensabile pensare che giocatori non siano consci di questo genere di rischio, definiamo. E a pelle, Mauro, che la primissima impressione che hai avuto, la primissima fotografia quando sei entrato nello spogliatoio? Sai, a pelle, chiaramente tu prendi in mano la classifica e già capisci che sensazione puoi trovare all'interno di una squadra, perché nel momento in cui ti mancano delle certezze e i numeri non sono dalla tua parte e la vittoria non arriva da tempo, è normale che serpeggia più preoccupazione, meno sorriso e tutto, no? Normale. La stessa squadra arrivasse da 4 vittorie di fila, la trovi in una maniera. Arrivi da 12 partite che non vinci, non puoi pensare altro. Quello che adesso sicuramente bisogna mettere in preventivo è, ma sono cose abbastanza scontate, probabilmente potreste rispondere anche voi nella stessa maniera, è ragionare domenica per domenica. Prima Daniele parlava, o qualcun altro parlava, di un calendario impegnativo, ed è un dato di fatto, ma potrebbe diventare anche più semplice nel momento in cui dalla prossima partita fai un buon risultato, non una buona prestazione. Io parlo di un buon risultato perché mi aspetto di conseguenza una buona prestazione. Se tu passi attraverso queste cose, poi la partita dopo, seppur Alessandria, Provercelli o meno, diventa meno paurosa, diciamo così. Quindi questo è l'obiettivo. Adesso abbiamo il Como e bisogna, sapendo che genere di situazione c'è, loro sono una squadra in questo momento di posti alti, noi un po' meno, non sarà facile, ma dobbiamo arrivare a quello. Si recuperano due giocatori che sicuramente, essendo parte della rosa, possono dare un contributo che non abbiamo avuto nell'altra partita, che chiaramente io ho visto, anche se non ero ancora nei ranghi, e lo ritengo un dato importante a fronte di una scelta che poi l'allenatore deve fare, ma più giocatori ha e meglio ci avviciniamo a poter soddisfare i nostri obiettivi. Sì, sono stati toccati due concetti, se posso intervenire sul calendario, che oltre alla presa d'atto della situazione che deve essere chiara, stiamo insistendo, mi permetto di dire, anche sulla presa d'atto delle nostre capacità, quindi il calendario può far paura, ma non deve far paura alla squadra, perché se abbiamo paura del calendario non andiamo da nessuna parte. Quindi bisogna prendere atto della situazione difficile, che potremo migliorare, che abbiamo tanti difetti, ma che non dobbiamo aver paura di dover andare a Como, giocare in casa con Alessandro e di giocare un bel. Questo è un concetto che... Ma sì, ma questa è una squadra che sicuramente a nomi è rispettata anche dalle altre squadre. Ora bisogna far diventare quei nomi sostanza in campo. Però se tu hai un nome calcisticamente parlando, vuol dire che qualcosa hai fatto nel tuo passato, bisogna andare a recuperare quelle cose. Quando parli di nomi, ovviamente, Mauro, bentornato, grazie, parli del Novara Calcio, non dei giocatori che ci sono adesso, no? Parlo del Novara Calcio, che chiaramente è innegabile che ha un tipo di spessore superiore magari ad altre squadre, ma ripeto, a nome, perché poi dopo contano i fatti. Parlo anche dei giocatori che comunque hanno curriculum, soprattutto quelli che hanno qualche anno in più rispetto, diciamo così, che hanno qualche anno in più rispetto ai più giovani, sicuramente il loro percorso l'hanno fatto, perciò il giocatore che serve al Novara è quello di quei numeri. So chiacchiere, lo sappiamo tutti, sia ben chiaro, del resto non è che si può parlare diversamente, però come ho detto a loro, ecco una cosa ho detto a loro, loro sono i giocatori del Novara, io sono il direttore sportivo del Novara, per me sono i giocatori in questo momento a disposizione nostra e più forti che ci possano essere, perché siamo tutti dalla stessa parte. Se comincio a pensare e non credere io in quello che c'è, è il primo errore che dobbiamo fare. Poi può succedere di tutto, c'è un mercato aperto, si valuteranno le cose o meno, ma adesso se non entriamo nell'ottica che i giocatori a disposizione sono i più forti di tutti e si sta dalla loro parte, si lotta con loro, è chiaro che già i problemi ce li creiamo tra di noi, diciamo. Ecco, tu non hai la sensazione però che
molti di questi giocatori che si possono avere dei trascorsi importanti siano arrivati un po' al capolinea. Ma l'età cioè, pesa. Allora, io faccio sempre questo discorso: per me non esiste il calcio, per me il calcio non ha un'età, non è calcio dei giovani, non è il calcio dei vecchi, è il calcio di chi riesce a essere un giocatore professionista, così intendo, che fa il suo percorso settimanale, mensile, quello che è, da giocatore professionista, con gli allenamenti in una certa maniera, con dei numeri negli allenamenti di una certa maniera e con le prestazioni alla domenica. Ora voi mi dite se qualcuno può essere arrivato, potrebbe anche darsi, perché l'età è innegabile, non è che la possiamo discutere. Però adesso non possiamo fermarci a sindacare su questa cosa, nel senso che sono giocatori del Novara sotto contratto a metà stagione, dove non è che puoi inventare o cambiare o tutto, e quindi la stagione la dobbiamo portare a termine con l'obiettivo che ci siamo posti, che adesso è chiaramente migliorare la posizione in classifica, cercando di avvicinarci il più possibile alla parte tranquilla, insomma, per poi dopo gestire ogni genere di situazione con un animo diverso. Sì, ma Mauro, la costante è quello che dici tu, sta bene. Il discorso è che dai dati che risultano della preparazione atletica ci sono dei dati molto preoccupanti, voglio dire, a livello di settore giovanile come preparazione della prima squadra, capisci cosa voglio dire? No, sinceramente non ho capito bene, ho capito che stiamo parlando di numeri di allenamento, ma non ho capito il discorso settore giovanile. No, dico che praticamente la prima squadra come preparazione è a livello del settore giovanile, come rendimento, capisci cosa voglio dire? I dati che derivano da tutte le apparecchiature. Da un punto di vista atletico, certo che sì. Anche perché, voglio dire, nei secondi tempi la squadra generalmente scompare. Sì, beh, ma l'ultima... E c'è un altro discorso che interviene, quando tu dici che gli avversari ci portano ancora rispetto, la sensazione è che proprio gli avversari ci portino rispetto per una mezz'ora, tre certo, quarti d'ora, fin quando capiscono in quali condizioni siamo, dopodiché... Ah no, ma questo il rispetto di cui uno gode, ma anche solo il giocatore singolo più che la squadra, subisce questo genere di passaggio qua. Tu, finché non capiscono cosa sei, esatto, hanno ancora un po', poi dopo non ti guardano più in faccia e vanno oltre. Infatti noi dobbiamo arrivare ad avere questo rispetto dal primo minuto all'ultimo minuto, ma la cosa che viene sottolineata è giusta, finisce, funziona così, perché poi sono categorie dove giocatori di gamba, dove giocatori anche non di primissima fascia ti mettono in difficoltà, no? Quindi il quadro è questo, non è innegabile che la cosa è così, però ribadisco ancora, qui siamo attenti a cercare di fare un qualcosa per migliorare la situazione presente. Non è una cosa immediata, perché soprattutto se si parla di mercato si devono incastrare tanti dettagli, però la volontà di muoversi e cercare, assolutamente sì. Nel frattempo ci sono partite dove ogni volta che si va in campo ogni giocatore ha la possibilità di rifarsi, lo deve volere e lo deve fare coi fatti. Né più né meno, ma ripeto, so che sono cose scontate, ma tanto non è che si può parlare diversamente. Ecco, questa è una squadra che ha evidenti lacune, no? Questa guardarla. Adesso ha evidenti lacune, e nel senso che i numeri dicono questo. Sì, è la stessa squadra che per certi versi, quando è iniziato, parlavamo in un'altra maniera. Qual è la vera squadra? Probabilmente una via di mezzo. Sì, però voglio dire, da qua alla fine del calcio mercato mancano... Quante partite, Paolo, tu che sei un 3. Noi riusciamo a intervenire prima che finisca? Ma noi abbiamo come spirito, come mentalità, quella di poter intervenire anche tra un'ora. Ci devono essere i presupposti. Signori, purtroppo sì. E ripeto, ci sono un numero di giocatori, ci sono contratti, ci sono volontà di tante cose, no? Quindi non è così semplice. Il problema del calciomercato, che lo si scopre da sempre, è che fino agli ultimi due giorni tutti fanno la loro tattica, la loro pretattica, e poi dopo negli ultimi due giorni vai in rincorsa. Se il mercato è aperto per un mese, uno potrebbe pensare di risolvere le cose già a metà, però sono un po' le regole degli affari, no? Tutti cercano
di tirare acqua al proprio mulino, di non svendere, di non regalare, cercare. E quindi arrivi quando il tempo sta scadendo, tutti in rincorsa. Perciò la richiesta, sappiamo anche noi, sono delle partite, sappiamo anche noi che sarebbe meglio sistemare, però è un dato di fatto, queste difficoltà accomunano tutte le squadre. O hai un discorso dove miri quel giocatore, non ti interessa quali siano le condizioni, questo è, non c'è problema, e lo prendi quando vuoi, però non funziona così, insomma, non è mai funzionato. Ma da un punto di vista formale, non è neanche detto che riesci poi. No, poi non è detto, però sai, adesso ha fatto un po' scuola il Monza, ogni volta che vuole, prende, allora, però non è così, insomma, no, cioè, quando quei due lì si stufano, vabbè. Sì, beh, ma non sono cose segrete o meno, sono cose che esistono e sappiamo come funziona, però è l'anomalia, insomma. Ecco, dal punto di vista formale, un giocatore in prestito può essere restituito se tutti sono d'accordo? Vabbè, assolutamente sì. Quindi se il giocatore non vuole tornare... Beh, indietro, allora, premesso, il giocatore se non è d'accordo non si muove. Prestito definitivo e tutto. Sì. Il discorso del prestito è chiaramente deve essere d'accordo anche la società che te l'ha dato in prestito. Una volta che tu firmi il prestito all'inizio dell'anno, stai dando per un anno in prestito al giocatore. Se dopo sei mesi hai cambiato idea o l'altra società dice va bene, piuttosto che sperperare, sprecare il valore tecnico, ridammelo, ci penso io, ritorni sui tuoi passi. Se la società dice no, adesso l'ho dato a te per un anno, è roba tua, te lo tieni. Mauro, scusa, ma tu che conosci anche il settore giovanile, meglio, quel che è rimasto del tuo settore giovanile, nell'ipotesi che non riusciste a liberarvi di giocatori che oramai camminano in campo, no? Ce ne sono diversi, voglio dire, secondo te nel settore giovanile ci sono delle risorse alle quali poter attingere per far fronte a una situazione di emergenza? Nel settore giovanile ci sono delle risorse, però qui non dobbiamo confondere una cosa, e questa deve essere importante. Il ragazzo del settore giovanile diventa un valore in più di quello che tu hai, non può essere quello su cui tu appoggi tutta la baracca. Ora, noi arriviamo domenica da una partita dove Vittorio Pagani, ragazzo 2003 che conosco da una serie di anni, fa gol e a noi torna tutto buono, però mi piacerebbe che Vittorio Pagani, che fa gol da 2003, sia un qualcosa in più sul livello della squadra. Allora noi ci troveremo un valore importante in mano, d'accordo? Cioè, come valore assoluto parlo. I ragazzini del settore giovanile hanno sempre bisogno di tempo, di possibilità, di essere inseriti in un contesto che li sappia supportare, che li sappia dare delle indicazioni, che li sappia istradare. Se tu butti lì un ragazzo del settore giovanile, bravo quanto vuoi, andrebbe in difficoltà a prescindere. Anche se noi avessimo messo all'epoca, ricordo di Bruno Fernandes, correggetemi, tanto per fare un nome, fu inserito in un contesto a gennaio che venne integrato, mi sembra, con Faraoni, con Seferovic, con Colombo. Colombo, Crescenzi, adesso non vorrei dire dei nomi per altri perché vado, però dentro lì anche questo ragazzo di potenzialità elevate ha espresso il suo valore. Ma se l'avessimo messo in una squadra che faceva fatica, tra virgolette, arrivare, dico, parlando di un esempio di basso profilo, che faceva fatica arrivare a metà campo, non è che potesse risolvere lui le cose. Quindi il discorso settore giovanile è un discorso che bisogna prestare attenzione, ragazzi vari ci sono, ma devono essere anche messi nelle condizioni che poi sia congeniale a loro il fatto di poter arrivare a ottenere dei risultati. Non si pensi che siano loro a risolvere il problema? Beh, ma io penso che nessuna squadra può pensare a questo. Loro possono... Magari qualche allenatore sì. Ma possono aiutare, però Roberto, mi sembra un po' esagerato, anche perché essere il modo più veloce per rovinare. Ma sì, ma poi noi dobbiamo ricordare sempre che siamo una realtà di Serie C, siamo un settore giovanile che in questi anni è riuscito a dare dei giocatori alla prima squadra e tutto, però più stai in una categoria, quella delle Serie C, che piaccia o no, tutto il sistema si adegua a quella categoria, perché noi quando siamo saliti in Serie B, in Serie A, in Serie B, il nostro settore giovanile era in ritardo, la società è rimasta in quelle categorie, il settore giovanile si è allineato, la società è retrocessa, il settore giovanile è riuscito a essere utile perché era ancora di livello, ma man mano
dopo tutto si sistema, queste sono cose normalissime, eh? Cioè, sì, capito? Quindi dinamiche, certo. Sono dinamiche che vanno di conseguenza. Poi nel periodo comunque arriviamo da un anno in cui il settore giovanile sostanzialmente sì, poi lasciamo per lavorato. Il periodo cioè, adesso ha un attimino ucciso in senso calcistico tutti sti ragazzi, dal Novara ad altre squadre. Loro i 2003, i 2004 hanno perso un anno, sarà diventerà un anno e mezzo, importante per la loro crescita, perché se tu perdi un anno e mezzo di calcio dai 16 ai 17 anni, se pensavamo che magari qualche ragazzo potesse perderlo per infortunio, fai fatica poi a rientrare. Quindi diciamo che i ragazzi che ritenevamo meritevoli di far parte del gruppo squadra quest'anno sono i ragazzi che avete visto o in panchina o in campo o saltuariamente in panchina dall'inizio della stagione. Noi è impensabile attingere ad altre risorse, ma per un tema anche di preparazione fisica, perché comunque il ragazzo oggi non sarebbe pronto per... abbiamo un gruppo di ragazzi che sono fermi, man mano, però se ragioniamo sulle tempistiche da marzo scorso in avanti, sono ragazzi che di calcio ne hanno fatto praticamente niente. Forse le partitine quest'estate, quando si era un attimino allargato un po' quello che si poteva fare. Mauro, oggi è un mese esatto da Pergolettese Novara. Sì. Perché la cito? Perché c'è stato lo sfogo della proprietà, in patron Rullo, sì, che forse per la prima volta in maniera ufficiale ha indirizzato delle responsabilità su Urbano. Prima hai parlato dicendo siamo a metà mese, non possiamo fare tutto subito, il tempo è quello che è. Ecco, la mia domanda è, prima di tutto, dopo Pergolettese eri già stato magari messo in preallarme? Perché poi abbiamo vissuto questi, che reputo, 20 giorni di una confusione drammatica, proprio per la mia analisi che faccio prima, la consapevolezza di quello che stiamo rischiando, perché di fatto abbiamo buttato via 20 giorni. Qui c'è la sensazione che il direttore sportivo faccia il bello e il cattivo tempo come preferisce. Cioè, la domanda è, posso sintetizzare? Che abbia fatto, può darsi che abbia... Siccome poi alla fine siamo arrivati, al cambio 7 di gennaio. Come esonero, quindi non con le dimissioni tanto supplicate, cercate da tutti. Però abbiamo buttato lì, non siamo quinti o quarti. Il concetto sul buttare via il tempo, il direttore sportivo, comunque nella valutazione della sistemazione della squadra, della valutazione dei profili potenzialmente da inserire, è stato soggetto in quel periodo ad analisi, suggerimenti e indicazioni della proprietà. Quindi voglio dire, non è che abbiamo dormito dal 19 di che giorno era, non mi ricordo, ci sono messi la pantanella dal 13 di dicembre. Quindi magari ci sono dei profili ancora che vengono seguiti da quel periodo lì, diciamo, magari come ipotetici rinforzi da avere entro fine mese. Non è una questione di profili o non di profili, ho esordito dicendo la società è formata da un proprietario, un presidente, un direttore generale, un direttore tecnico, c'è anche il direttore tecnico qui, quindi cioè non è che c'è una figura che non c'entra niente con l'ambito sportivo, ma a prescindere sono state anche espresse, condivise le criticità della squadra come vengono condivise adesso, e poi però nessuno che ha esperienza di calciomercato, chiamiamo per comodità così, professionistico a questo livello, perché anche Manari non ha quel tipo di esperienza. Sì, però posso aggiungere una cosa giusta a questa cosa qua, perché ci mancherebbe, però l'abilità del calciomercato non è fare il contratto, stabilire un euro in più, un euro in meno, perché sotto questo aspetto qua comunque c'è un direttore generale, ci sono figure che da quel punto di vista lì problemi non ce ne sono. La difficoltà del calciomercato è conoscere i giocatori, ok? E avere rapporti. Ma i rapporti li costruisci. I rapporti li costruisci e i rapporti ci sono. Quindi sotto quell'aspetto lì posso garantire che non c'è inesperienza. Serve conoscenza. La conoscenza dei giocatori, noi non siamo degli sprovveduti in questo momento, soprattutto perché nelle figure che sono state citate, se ragioniamo appunto che il direttore tecnico ha un percorso anche di scout, no, anche di scouting o meno, e sono le figure che conoscono meglio i giocatori, sia ben chiaro. Cioè, attenzione, perché da quel punto di vista lì non è proprio così il discorso. Poi bisogna fare le scelte giuste, bisogna incastrare tutti i dettagli, come abbiamo detto. Però devo dire che la difficoltà di un calciomercato, all'interno di un calciomercato, delle volte diventano quasi più importanti i responsabili scouting che altre forme, perché conoscono. E tu, da direttore sportivo, se vuoi essere bravo, devi conoscere.
Questo è il discorso. In questo io, caso specifico, in questa sessione di mercato, tutti, chi più chi meno, attendevano la prima partita dopo una parlo del nostro girone, poi, cioè della nostra categoria, poi se ragioniamo in termini di Serie B, che non credo che sia il nostro punto di riferimento oggi. No, però mi riferisco a l'assenza di operazioni è anche dovuta al fatto che comunque si è atteso il restart. Mi riferivo al fatto che questa società ha dato finora, e non voglio offendere nessuno, dimostrazione di mancanza di professionalità, tra virgolette, applicata al mondo del calcio. Certo. Tu stesso sei qua da pochi anni e prima neanche sapevi dove erano Novara, dico una battuta, no? Sì, però io stesso andavo bene se la squadra era terza e tutto dipende dai risultati. Se parliamo di professionalità nei rapporti del calcio. No, perché nel momento di difficoltà, se c'è una struttura professionale, è più facile venirne fuori. Se invece è ancora più complicato. Per struttura professionale intendi non conoscere i giocatori o non avere rapporti con gli agenti dei calciatori? Perché gli agenti dei calciatori fanno il loro mestiere, secondo me hanno rapporti con tutti quando gli serve. Esatto. Quindi però gli agenti dei calciatori ne avete avuto di rapporti, almeno a vedere le fatture che sono state pagate, no? Non lo so, hai visto le fatture che sono state pagate? Sono a bilancio, c'era un direttore sportivo. Quelle che sono a bilancio, sì, sono a bilancio dell'anno scorso, però quelle di quest'anno non sono ancora a bilancio. Che secondo me il problema più serio del Novara, è una mia idea e vale zero, nel senso che è proprio questa mancanza di esperienza nel mondo del calcio, in estrema sintesi. Chi lo può dire? Quello solo il tempo lo dirà, magari tra sei mesi parliamo in maniera contraria. È un dato... Non cambierebbe niente. Non siamo nelle condizioni per rispondere alle critiche, evidentemente accettiamo tutte. Mi permetto di dire che a settembre si scriveva che la squadra doveva andare in Serie B, lo dicevano tutti, quindi gli errori possono essere fatti da tutti. Lo dicevate voi. No, lo dicevamo anche dopo Alessandria, veniva scritto anche dopo Alessandria, ragazzi. Vabbè, ma sono i numeri, sono i numeri si può sbagliare. Sono i numeri che spingono in una certa direzione. Rispetto al ragionamento generale. Poi può darti bene che trovi Seferovic, faccio un cambiato prima, che è arrivato qua non aveva fatto un gol alla Fiorentina, ed è un fenomeno, gioca ancora adesso in nazionale. Ma ti è andata bene, voglio dire, lo conoscevi e l'hai preso. Se tu non conoscevi Seferovic, magari veniva certo. De Luca e ti dice prendimi Pogar, e te prendevi Boia e facevi cagare. Certo, ma infatti io sottolineo il fatto che l'abilità di una società è non essere in balia di chi ti dice devi prendere, fare o disfare, ma attenzione, devi conoscere. E sotto quell'aspetto lì, io non penso che in questo momento qui, diciamo così, la situazione sia una situazione, definiamola allo sbando, assolutamente no. Attenzione, che non significa... cioè sotto questo aspetto e da quel punto di vista lì, come figure ci vuole professionalità. Se tu hai la professionalità delle persone, non è questione di esperienza di aprile o meno, quello è, perché tu puoi avere anche qua gente che è 30 anni nel calcio e che poi magari ti fa più danni della grandine, cioè quello è più difficile, diciamo. Ma adesso il calcio non è più quello di una volta. Adesso il calcio, su un giocatore ci arrivi in tante maniere, dalla telefonata a Y Scout a tante cose. È difficile poi vederlo giocare, è chiaramente la risposta migliore, però non ci sono giocatori, è impossibile prendere un giocatore a scatola chiusa. A scatola chiusa non lo puoi prendere un giocatore, non lo puoi prendere come concetto, ma non lo puoi prendere neanche, perché ci sono strumenti che te lo fanno conoscere. Spero tanto di sbagliare. Contano i fatti, qui Roberto, si sta chiacchierando, contano i fatti. Lo scouting di Urbano chi era? Non si è mai visto a Novara. Non c'è uno scout sotto contratto con Novara. No, è stato presentato uno un giorno nella... No, era Manari. No, non era Manari, era uno che lavorava come collaboratore esterno. Quello è con il supporto video, non è lo scout, è un'altra attività, è solo quello che faceva il supporto video. No, perché mi chiedevo, per esempio, no? Con quale concetto si è andato a prendere un giocatore come Mbaye, voglio dire. O se l'è voluto portare la proprietà come suo cadeau alla società, e allora è un discorso. Ma voglio dire, questo non si regge in piedi. Vi rendete conto di questa cosa? Si sarà reso conto qualcuno? Ce ne rendiamo conto, tant'è che non c'è più. Ha dei problemi di deambulazione, poveretto. Cioè, ce ne rendiamo conto, tant'è che stiamo presentando un nuovo direttore sportivo. Però credo che le scelte sbagliate possono essere fatte. Noi sbagliamo le scelte, c'è chi sbaglia a fare un conto e c'è chi sbaglia. È evidente, perché sennò non avremmo cambiato la direzione sportiva. Abbiamo cambiato l'allenatore due volte quest'anno.
No, sul tema dell'esperienza, da un punto di vista dell'allenatore, abbiamo preso un allenatore con più esperienza, è andata peggio di quando l'avevamo senza, quindi a volte non è così scontato che la scelta più lineare sia quella più giusta. Ma ecco Roberto, io forse il pensiero un po' di tutto anche della piazza è di avere delle idee e di portarle avanti quotidianamente, non che il lunedì al calciomercato si dice Mbaye non sta in piedi, è rotto, non lo vogliamo, l'abbiamo rifiutato, e poi 10 giorni dopo ce lo troviamo ufficiale, perché anche per noi diventa difficile descrivere un po', perché in 10 giorni cos'è resuscitato, perché Rusconi, perché Novara, Firenze, è vero, abbiamo comprato dei giocatori, sono stato il primo a dire fino ad Alessandria che si poteva pensare alla Serie B. Firenze è sparito dai radar, noi sappiamo il motivo, la gente non lo sa, uno dei migliori acquisti sparito, non si sa neanche se più si allena Novarello. È quella forse la confusione che sta un po' distaccando l'ambiente attorno a questa, realtà. L'obiettivo, io non posso parlare di prima perché non sarebbe corretto, uno, e soprattutto non deve riguardare me quello che è stato fatto prima, ma l'obiettivo, Daniele, è proprio cercare di uscire da questa cosa, ma a prescindere dal Novara, se devi fare un lavoro calcisticamente parlando, devi trasmettere questo genere di discorso. E quindi tu hai parlato, hai detto delle cose, ma penso che nessuno sia contrario a questo. Le priorità restano terzino destro, centrocampista, attaccante, o cambia? No, le priorità possono essere quelle che tu hai detto, che evidentemente qualcuno ti ha detto, perché o sei un mago o siamo dei anche vedendo le partite potrebbe emergere. No, le priorità possono essere sicure. Forse solo quelle. Beh, cominciando da quello potremmo sicuramente, si ragiona di poter pensare di migliorare la cosa, quindi i ruoli sono quelli. Fondamentalmente il mercato serve. O meglio, nel periodo di mercato il problema è che magari non metti in preventivo una cosa e il giorno dopo si verifica una situazione che pensi possa essere migliore, che magari coinvolge quel giocatore che non era nei programmi sia in entrata che in uscita, ma che per una serie di discorsi può rientrarci. Quindi è un pochino sempre un sistema in movimento, però i ruoli che hai detto sono questi. Mauro, ma la possibilità di andare a pescare in Serie D, sì, i giocatori emergenti, visto che con i nomi delle figurine siamo dove siamo, è un'ipotesi che ti sollecita, che tu hai già anche sperimentato e sviluppato? Sì, anche se avendo avuto il mio percorso nel settore giovanile, lì era una virgola diversa, nel senso che mi piaceva prendere i giocatori in anticipo sull'età, quelli che giocavano già in prima squadra, però sotto età come discorso, perché mi piaceva il fatto di avere che questi avessero già avuto un'esperienza coi grandi, che sicuramente è un'esperienza che ti forma, e quello però è settore giovanile. Sul discorso prima squadra, a me personalmente piace perché so che da lì puoi prendere il giocatore che ha fame, quello che magari non è giovanissimo però è giovane e che a cui puoi chiedere certe cose, però c'è sempre il rischio che prendi un giocatore di Serie D che abbia bisogno magari di un attimino di tempo per adeguarsi. Noi ci piacerebbero queste cose qua, sappiamo anche che non abbiamo tanto tempo o grande margine per fare esperimenti, però riuscire a mischiare le cose è una cosa che potrebbe tornare buona, assolutamente, assolutamente sì. Le ultime due cose, tu hai ancora un contratto per quanti anni? Anche per l'anno prossimo. Benissimo. Domenica incontri Charlie e Gattuso, ecco, cosa gli dici quando li vedi? Beh, la sensazione, diciamo così, un pochino più particolare può essere quella con, soprattutto con Jack Gattuso, siamo stati sempre seduti sulla stessa panchina, io un po' più laterale, lui più centrale, però le partite le seguivo anch'io dal campo. Che dire, abbiamo fatto un percorso insieme, abbiamo avuto tante soddisfazioni, siamo sempre stati allineati, lui ha sempre ascoltato me, io mi sono sempre fidato di lui, quindi voglio dire, niente da dire, io posso solo nel mio piccolo ringraziarlo, perché
se abbiamo avuto delle soddisfazioni, io posso aver avuto una parte di merito, lui ha avuto un'altra parte di merito, come tutte le persone che ci hanno sempre dato una mano. Perciò, che dire, ritrovo una persona che per me era normale vedere durante il giorno nei 9 anni precedenti a questo. Però ritorniamo nelle frasi fatte, domenica sarà un avversario, se posso sperare che alla fine della partita lui sia triste e piange, lo faccio volentieri questo genere di discorso. Tanto per essere chiari, senti, andrai in panchina? Ma in prospettiva domenica no, però adesso poi ne parlerò anche con la società o meno, a me piacerebbe andare in panchina perché preferisco guardare la partita. Ce ne sarebbe bisogno. L'ultimissima cosa, visto che sei stato anche calciatore, anche se non eri... Scusa Daniele, però non volevo mancare di rispetto, abbiamo nominato anche Charlie. Charlie è una persona che io ho conosciuto qui, che lui era ancora giocatore, poi ha fatto il suo percorso e ci siamo sovrapposti nel periodo che lui si era dedicato alla primavera e poi è salito in prima squadra. Persona che definisco eccezionale, persona professionale, persona a modo, rispettosa dei ruoli, quindi non posso che avere un ricordo positivo anche lui, però con Charlie è stato un intreccio di rapporti un pochino certo. Diverso rispetto a Gattuso. Certo. Sì, non volevo dimenticare lui perché... Sì, sì, no.